Ciao a tutti e vi voglio molto bene perché questa è la sesta volta che registro questo tutorial e ScreenFlow mi crasha sempre alla fine. Quindi, visto che l'ho promesso, ci riprovo ancora una volta e speriamo bene. E questa mi aiuterà. Allora, come ho realizzato questa immagine? Questa immagine è stata realizzata scattando la foto di questo fosso mentre stavo tornando dal bar. Mi sono detto: ehi, mi metto dentro il fosso, però forse non era il caso, quindi mi sono fatto scattare questa immagine qua, che in realtà è così, vedete, il fosso sta un po' più giù. Quindi, semplicemente, che cosa ho fatto? Ok, questa è la foto, eccola qua, qui c'è il fosso, quindi mi sono scontornato con la penna e mi sono inserito qui dentro. Ok? Quindi eccomi qua. Qui manca un pezzo del pantalone. Il pezzo del pantalone è stato ricostruito in maniera estremamente semplice. Ho preso un pennello, bassissima opacità, 3, così non vi annoio troppo. Col tasto Alt campiono vari tipi di colore e comincio a colorare. Perché ho impostato il flusso in basso? Perché così ad ogni passaggio della tavoletta grafica si moltiplica il colore, ok? E quindi ho un maggiore controllo su quello che faccio. Perfetto. Adesso come vado a fare questa piega in modo che continui? Vado in filtri, crea piega, non c'è nessun crea piega, facciamolo come fanno gli antichi. 6, prendiamo il colore bianco e aumentiamo anche un po' la durezza e facciamo una linea bianca, eccola qua. Dove c'è una luce c'è anche un'ombra, prendiamoci l'ombra e dipingiamo l'ombra. Ed ecco qui fatta la pieghetta, ok? Quindi niente di complesso. Ecco qui. Qui ho aggiunto un'ombra, quest'ombra semplicemente come prima con la piega. Ho semplicemente creato un livello, fatto un pennello grande, molto morbido, durezza al minimo, colore scuro e ho cominciato a dipingere così, ok? Dipingendo in questo modo creiamo delle ombre estremamente efficaci che sono estremamente importanti, tra l'altro, perché aiutano a dare un senso di profondità e quindi staccare la mia gamba, in questo caso, da questa roccia che si trova qua in alto. Queste ombre sono la proiezione, di questo elemento qui, sono due perché una è leggermente spostata rispetto all'altra, questo per creare un giochino interessante per il nostro cervello a cui piace giocare appunto con gli elementi. Magari il nostro occhio non se ne accorge che queste due cose sono leggermente separate tra di loro, ma il nostro cervello è in grado di memorizzare queste informazioni, di processarle e quindi alla fine di tutto questa immagine sembrerà molto più interessante rispetto a quello che potrebbe essere. Qui ho inserito delle rocce e dipingendo semplicemente col pennellino numero 24 ho aggiunto un po' di caciara, chiamiamolo così, e mi sono sporcato anche un pochino il giaccone. Per sporcare il giaccone semplicemente basta cliccare, diciamo, campionare il colore e inserire un po' di sporco sulla giacca. Il realismo nei compositing è dato anche da questo. Sarebbe davvero poco realistico che io mi trovassi all'interno del fosso e con la giacca pulitissima. Ok? Questo è un livello di Dodge and Burn che spiegherò in uno dei prossimi tutorial che faccio. Ad ogni modo, basta creare un livello grigio al 50%, impostarlo in luce soffusa oppure in sovrapponi e dipingere col colore bianco o nero
appunto per enfatizzare le luci piuttosto che le ombre. L'effetto chiamato simil HDR, lo possiamo chiamare così, l'ho creato appunto con una combinazione di Dodge and Burn e la copia del canale blu. Se andiamo nei canali, scegliamo il canale che contrasta di più, che in genere è il canale blu, basta fare Command A per selezionarlo, copio elementi uniti per copiarlo, torno su RGB, torno sui livelli, incollo e come prima imposto in luce soffusa per un effetto più leggero piuttosto che in sovrapponi per un effetto più forte. Abbassando e regolando un po' l'opacità, possiamo appunto creare questo effetto quasi fumettistico. Nel caso abbiate voglia di velocizzare il processo, basta creare una copia del livello, andare nei filtri e installare i plugin Nick Collection, in particolare Color FX Pro 4. Il plugin Color FX Pro 4 viene usato da Calvin Hollywood ed è da lui che ho imparato quale di queste impostazioni utilizzare durante uno dei masterclass che ho organizzato a Roma 3 anni fa, proprio nel quale lui in persona ha spiegato come realizza le sue immagini. Quindi estrattore dettagli per aumentare l'effetto HDR, il contrasto, come vedete, fa esattamente quello che fa la copia del canale blu che vi ho fatto vedere precedentemente. Quindi, se avete voglia di velocizzare il vostro flusso di lavoro, utilizzate Color FX Pro. Se lo volete fare a mano per creare una cosa un pochino più originale, forse è il caso di farlo a mano. Quindi, qui ho semplicemente rifinito un pochino qua e creato questa ombricina qua giù, un altro po' del canale blu per dare un po' di contrasto. Correzione colore selettiva sui grigi per dare un look all'immagine. Una mappa gradiente che ci permette di scegliere quale colore deve stare nelle ombre e quale colore nelle luci. Lo vedete bene se aumento l'opacità. Ecco, qui potete vedere che le ombre sono rosse e le luci sono gialle. Quindi una vignettatura, anzi, prima della vignettatura c'è questa bellissima croccantezza dell'immagine che è data da filtro, contrasto, maschera di contrasto. La maschera di contrasto gli ha detto: ehi, tu maschera di contrasto, in quest'area qua non mi devi contrastare assolutamente niente, anche perché a me interessa che l'attenzione si concentri qua. Per far concentrare l'attenzione ancora di più in quest'area, ho aggiunto una vignettatura intorno all'immagine. Ok? La vignettatura si aggiunge da filtro correzione lente. Alla fine, questi grafi che vedete qui sono stati aggiunti attraverso il plugin Exposure 5. Exposure 5 è un plugin che ha una serie di preset di colori. Io in questo caso ho utilizzato questi grafi, però in genere lo utilizzo semplicemente per ispirarmi magari in un vuoto di idee e magari guardando la gallery dei vari color look vi può venire qualche idea, magari applicarla, abbassare l'opacità e partire da lì per creare un qualcosa di vostro e un pochino più originale. Una cosa che non ho fatto e quindi terminerei questo progetto semplicemente aggiungendo un filtro disturbo, aggiungi disturbo gaussiano monocromatico. Ok, spero di aver risposto alle vostre domande che in particolare mi sono state fatte su Facebook. Se avete delle domande ulteriori potete lasciare un commento qui sotto. Se vi va, fate like, iscrivetevi al canale su YouTube. Se avete voglia che crei un tutorial ad hoc su qualcosa che vi interessa in particolare, basta che me lo chiedete e lo faccio for free, non vi costa assolutamente niente. Potete chiedermi quello che vi pare su Facebook, su YouTube, su Twitter, per mail, dove vi pare, assolutamente liberi di contattarmi, rispondo sempre a tutti. Si sono fatte le 6, il sesto tentativo, speriamo che Real Flow non crashi. Screenflow, ciao a tutti.